La Settimana Santa è la festa più importante per i cristiani e quasi tutti i riti sono distribuiti durante i 7 giorni, come è noto, a partire dalla Domenica delle Palme, che quest'anno cade il 2 aprile 2023. La solennità delle palme e benedizione dei rametti di ulivo che ricordano insieme alle palme l'ingresso festante di Gesù a Gerusalemme. Diciamo pure una settimana intensa per la Chiesa Cattolica, partendo da mercoledì santo e giovedì, e sì, il Vescovo che di solito benedice gli oli ed il Sacro Crisma, sì, la Messa Crismale, che poi viene distribuito a tutti i parroci presenti, ancora nel pomeriggio di giovedì con la Cena Domini e la Lavanta dei Piedi, l'istituzione dell'Eucaristia, ossia l'Opus Dei e la Giornata Sacerdotale. È la passione del Signore che inizia con la Via Crucis del Venerdì Santo, con la veglia pasquale e la benedizione del fuoco, dell'acqua e delle uova, per concludersi con la Santa Messa di Pasqua e quindi la Resurrezione. Tra tradizioni popolari e devozione paesana, anche nel nostro piccolo paese, la Settimana Santa rappresenta un momento di grande devozione che è così, come dice il nostro parroco Don Luigi, sfocia in folklore. Sì, sono riti e consuetudini che sono rimasti nella nostra memoria, tramandati dai nostri padri. Con la tradizionale benedizione delle uova e pizze pasquali, ma come dire, torniamo a noi, no, anzi, torniamo a Piazza Dante, dove si sono radunati i bisentini con mazzi di rami di ulivo per farli benedire. Puntuale, il reverendo padre Don Luigi Marrone arriva poco prima che i rintocchi della campanella dell'orologio annunciasse le ore 10:30, seguito dai 4 ministranti che prima venivano chiamati chierichetti, e qui che inizia la cerimonia di benedizione delle palme. In processione da Piazza Dante si ritorna in chiesa, è qui che inizia la lettura del Vangelo con i 2 lettori della domenica, Tiziano Di Rocco e Silvio Scipione, insieme al parroco leggono la Passione del Signore secondo Matteo, a seguire la Santa Messa. A questo proposito ci piace ricordare i bei tempi che furono. Il Giovedì Santo le 3 campane del nostro campanile smettevano di suonare, così come si diceva all'epoca, le campane venivano legate. Ed i giovani facevano il giro del centro storico con delle crolle, degli attrezzi che facevano dei rumori assordanti, seguito dal messaggio a voce «La prima volta la messa!». Questi attrezzi sonori erano delle tavolette su cui veniva fissato un battocchio di ferro che, scuotendolo e agitandolo, la tavoletta faceva rumore per richiamare i cittadini fedeli dell'inizio della funzione. Una interessante e profonda devozione popolare con il coinvolgimento emotivo di grandi e piccini. Un patrimonio fatto di religiosità, ma anche forse ancor di più di tradizione e folklore. Io sono molto felice della vostra numerosa partecipazione, ci dice gioioso divertito il parroco Don Luigi. Ma non ci vogliono le palme per venire a messa. Ogni domenica io vorrei la chiesa così piena. Speriamo che questa Pasqua porti questo cambiamento. Buona domenica. Thank you.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella Città Santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo, egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Di Giuliana. Parbraia. È doppia benedizione. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Oh.
quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage verso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un burro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina, figlio di un puledro, figlio di una bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Parola del Signore. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Adesso ci dirigiamo in processione verso la chiesa. Apriranno alla processione il turibolo e la croce, che si metteranno in mezzo. Poi ai due lati si metteranno questi altri due ministranti che faranno da aprifila. Il più possibile fate la processione in fila indiana, io vengo per ultimo, e poi è così, entrando pian piano in chiesa vi dislocate nei vari posti e non prendete le scorciatoie. Perché ne stiamo a fare la cosa un gran premio, stiamo facendo una celebrazione, quindi cerchiamo di dare il giusto senso a quello che stiamo facendo. Quindi adesso loro apriranno, cominciatevi a mettere là all'altezza di quell'ambione. Grazie.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini in Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione, e che Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prese grazie e lo diede loro dicendo:
bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge, ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io vi dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose, chiamato già Stefano, e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla, con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che facerò è lui, arrestatelo. Subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì. E lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso, con la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, attaccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? E allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? Gesù rispose: tu lo dici. Ora domandò loro: di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi? E quelli risposero: Barabba. Chiese loro Pilato: ma allora che farò di voi, chiamato il Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo
suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel torio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. Lì era là anche molte donne. Parola del Signore. Soltanto una breve riflessione. In questa celebrazione con cui ci immettiamo nella grande settimana, la Domenica delle Palme ci fa fare una doppia esperienza, perché ci fa ricordare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme e ci anticipa già con la proclamazione del Passio quello che nei prossimi giorni, soprattutto nei tre giorni del Triduo Pasquale, vivremo in maniera concreta e vicina. Entriamo in questa settimana santa in un contesto molto particolare, un contesto segnato dalla violenza e dalla guerra, un contesto segnato dalla sopraffazione da parte di chi ancora oggi pensa di essere il dominatore del mondo. Un contesto dominato dalla confusione anche all'interno di Santa Madre Chiesa. Salute. Avete sentito, no? Di pochi giorni la notizia. Scusate. Salute. Niente, la salute, purtroppo. Avete sentito in questi giorni che le condizioni di salute del Papa non sono state migliori, tra l'altro è già uscito questa mattina, ha presenziato a Piazza San Pietro, o sta presenziando ancora adesso, e subito c'è stato chi è stato pronto a vedere e mo ha ammazzato. Guardate, di una crudeltà unica. Giornalisti che ci hanno speculato, giornalisti che ci hanno richiamato sopra, e questo è così, e questo non succede questo, no? Perché questo, ma anche nei nostri contesti popolari, io ho sentito, no, questo modo di dici qual è la verità, perché questo sta fatta apposta, perché
ha già qui di salute, certamente se fino a Brumito con i 85 anni non è uguale a forse da Pinimone di 30 anni, no? Cioè, io ho fatto questo esempio perché è stato quello più lampante, però ecco, questo è il contesto in cui viviamo questa settimana santa. E noi cristiani di corpo siamo chiamati a rispondere non con la stessa moneta, ma siamo chiamati a rispondere con la logica del servo sofferente di Adonai. E quella logica che San Paolo, in questo bellissimo inno della lettera ai Filippesi, ribadisce con forza. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso. Guardate, pensiamo alle parole. Svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Questo è il Messia. Chi pensa a Dio potente e vittorioso, chi pensa a Dio che sistema le cose, chi pensa a Dio pronto all'uso, chi pensa a Dio ha sbagliato strada. Non lo trova qua, non lo trova nel cristianesimo. Nel cristianesimo troviamo un Dio che si è fatto uomo e ha condiviso tutto con l'umanità, eccetto il peccato, fino a una morte di croce, fino all'atto supremo di amore, un amore che non si è mai imposto, un amore che non si è mai, messo lì a dire questo qua tu mi devi credere. Chi stava sotto la croce voleva questo: tu sei il figlio di Dio, scendi, scendi, dai, facci vedere, sei il figlio di Dio, tu dici essere figlio di Dio, allora se sei figlio di Dio scendi, facci vedere, dimostra questa cosa, fammi vedere. Quando è permeata la nostra cultura di questa cosa, fammi vedere chi si. Gesù non è sceso, è meno male, perché l'amore non si può mai imporre, l'amore si dona, l'amore non si merita. Perché ve l'ho detto mille volte, se Cristo si fosse messo a ragionare, per chi gli conveniva morire sulla croce e per chi no? Il primo che non stava qua era io. L'amore è un dono. E il dono si fa incondizionatamente. E allora, carissimi, entriamo in questa settimana santa vivendo sempre di più e facendo della nostra vita la logica della croce. Vedete, noi possiamo vivere questa settimana in tanti modi. Possiamo vivere questa settimana semplicemente come la ripetizione di tanti riti e di tante tradizioni. Io un mese fa ho cominciato a rispondere alla gente che mi chiedeva se benedicevo le uova. Ve lo dico subito, le benedico la notte di Pasqua, dopo la fine della veglia, punto. E la domenica alla messa delle 11, la messa solenne del giorno di Pasqua. E basta, non lo faccio prima. Mettete quel bello, mettete qua, perché con l'acqua nuova si benedicono le uova. Non ha senso farlo prima. Ok?
ma al di là di questo possiamo vivere questa settimana o semplicemente passa oggi che viene domani. Facciamo tanti riti, tante belle tradizioni, tante, facciamo la processione, tutto, no? Tutto bello, tutto buono, ma il cuore, che succede qua dentro? Che succede nella mia vita di cristiano dopo la Pasqua? Risorgo a vita nuova? O la Pasqua mi fa rimanere così come sto? Allora ciascuno di noi oggi si ponga questa domanda: io cristiano, questa, come voglio vivere questa settimana? Come voglio lasciarmi coinvolgere dal Signore che ancora una volta mi dice: ti ho amato e ho dato me stesso per te? A questa domanda ciascuno di noi deve rispondere nel silenzio del cuore, e io mi auguro che questa settimana santa possa essere vissuta da tutti quanti noi nella maniera più piena possibile, lasciando che il Signore tocchi il cuore con questi sentimenti. Continuiamo la celebrazione e entriamo in questa grande settimana per morire al peccato e risorgere a vita nuova in Cristo Gesù. Amen. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori,
tutti consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Amen.
itinerario della Settimana Santa, poi in settimana ci rimetto di nuovo. Iniziamo il rito pasquale con la messa in cena Domini, giovedì santo, alle ore 21. Poi venerdì santo, alle ore 15, l'adorazione della croce, e lì c'è un piccolo errore perché ho scritto alle 20:30, in realtà è alle 21 anche venerdì santo la processione, per un semplice motivo che ad Arsica dovremo fare alle 19, per cui il tempo di discendere e poi farlo anche qui, per cui anche venerdì santo la processione alle ore 21. Poi per chi vuole venerdì e sabato santo al mattino alle 8:30 celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi, ma questo per chi vuole. E sabato 8 alle ore 23 celebriamo la veglia pasquale, al termine della quale, come troverete scritto anche lì, benedirò le famose uova. Poi domenica alle 11, messa solenne del giorno di Pasqua, e anche lì benedirò le uova. Quindi avete tutto lì, prendetelo, io poi non mi stanco perché non ne ho rimasti tanti, e cerchiamo di vivere il più possibile tutti gli appuntamenti della Settimana Santa. Io sono contento oggi di questa partecipazione così numerosa, ma non ci voglio un bando per venire a messa. Ogni domenica del Signore, non ci vuole bando il nome per far venire la gente alla chiesa. Ogni domenica io vorrei la chiesa così piena, però speriamo che questa Pasqua porti questo cambiamento, speriamo che il Signore ci fa questo dono. Bene. Allora prendete il foglietto nell'uscire, al termine della celebrazione, per chi è arrivato un po' tardi per cui non ha preso la benedizione delle palme, si può avvicinare un attimo qui davanti all'altare e io benedico le palme. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Volgi lo sguardo, Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce, e ti viveremo nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona Settimana Santa a tutti.